Le immagini arrivano da Bergamo, la nostra squadra sta per scendere in campo, questa è la panchina nero-blu, qui invece Toloi che non è riuscito ad essere della partita, aveva avuto un fastidio dopo Atalanta Young Boys di Champions League, si era allenato a parte venerdì, ieri ha provato per giocare ma non va nemmeno in panchina, avete visto non era in tutta da gioco Toloi mentre chiacchierava con Kier. Toloi ha vinto il campionato europeo quest'estate con la nazionale azzurra, Kier in semifinale con la nazionale danese, sconfitto di misura ai supplementari dall'Inghilterra che ha fatto la finale con gli azzurri. Inquadrato Daniel Maldini per il Milan, due trasferte consecutive, quella di Spezia e questa di Bergamo. A Spezia aveva segnato per l'appunto Daniel, quest'oggi il Milan con Pellegrini in panchina propone un 11 che scopriremo fra poco. Paolo Maldini ha dichiarato che c'è la speranza di vedere dopo la sosta in campo nel Milan Ibrahimovic, Giroud, Bakayoko e Krunic. Per quanto riguarda Ibra c'è un dolore al polpaccio senza lesioni, per quanto riguarda Giroud un riacutizzarsi del problema alla schiena. Qui vediamo il direttore di gara Di Bello che va a salutare i nostri giocatori, il capitano sarà Davide Calabria ma è un capitano anche Simon Kier, capitano della nazionale danese, parla con lui Di Bello. Questa la curva bergamasca, Atalanta-Milan della settima giornata di campionato, il Milan viene da 5 vittorie e un pareggio, l'Atalanta è reduce dal pareggio spettacolare di San Siro dove l'Inter aveva avuto il rigore del 3-2, dove l'Atalanta aveva segnato il gol del 3-2 che poi è stato annullato perché il pallone era finito fuori. Si salutano Pessina e Calabria che di recente sono stati compagni di squadra in nazionale, c'è cortesia fra i giocatori prima dell'ingresso in campo, naturalmente sarà una partita molto dura. Torna Palomino che aveva avuto un problema muscolare contro l'Inter a San Siro, ha saltato la gara di Champions League con lo Young Boys e torna al centro della difesa bergamasca insieme a Jim City e Demiral. Mike Maignan, Davide Calabria e Simon Kier si parlano, questa è la panchina bergamasca su cui spesso si sofferma la regia in questo avvio di gara. Eccolo il direttore di gara Di Bello che si lascia alle spalle la curva atalantina e va verso il centro del campo. Il 23 maggio avevamo giocato a porte chiuse la partita di Bergamo, partita che era stata a porte chiuse anche due volte a San Siro, l'1-1 fra Milan e Atalanta del luglio 2020 e lo 0-3 a favore dell'Atalanta invece nel gennaio del 2021. Ecco i nostri ragazzi ai quali ci affidiamo con fiducia, con cuore, ancora una volta per affrontare questa gara. Stefano Pioli dice le ultime cose a Sandro Tonali, la crescita di Sandro, la crescita di Brahim Diaz, la crescita di Rafael Leão sono i tratti principali di questo primo scorcio di stagione da parte del Milan che sta, come del resto l'Atalanta e tutte le squadre, per vivere la sosta. In questa giornata di campionato hanno vinto praticamente tutte le grandi perché ha vinto l'Inter, ha vinto la Juventus, ha vinto il Napoli, ha vinto la Roma e quindi per Atalanta e Milan scendere in campo per ultime sapendo i risultati delle altre squadre non è semplicissimo dal punto di vista mentale. Ecco Mele alle spalle di Jim City e davanti a Malinowski, Malinowski è in gran forma, Mele dovrà sostituire Gossens per parecchio tempo, Gossens si è procurato un brutto infortunio, una cosa seria, un infortunio lungo, ha detto Giampiero Gasperini in occasione della gara di Champions con gli svizzeri dello Young Boys. Eccoci quindi a Bergamo pronti per l'inno di Lega Serie A in apertura di match. Si sono andati a salutare Pioli e Gasperini poco fa, li avete visti nelle immagini in questo immediato pre-match gli allenatori di Milan e Atalanta, le immagini sono anche sullo schermo gigante dello stadio di Bergamo e qui intanto
Il direttore di gara ricambia i saluti con i suoi collaboratori che sono Baccini e Cecconi dei giocatori bergamaschi. Due capitani, Freuler e Calabria, si scambiano i gagliardetti, siamo ormai vicinissimi. Di Bello il direttore di gara, appunto Baccini, Cecconi gli assistenti, quarto uomo Doveri, al VAR ci sono Abisso e Vivenzi. E quindi l'imbocca al lupo del direttore di gara. L'Atalanta schiera l'ex Udinese Musso in porta, in difesa da destra Palomino, Demirale, Jim City, a centrocampo da destra Zappacosta, Deron, Freuler e Mele. Mele è compagno di squadra nella nazionale danese di Simon Kjær. Davanti ci sono Pessina, Malinowski e Zapata. Pessina si è inserito molto molto bene, erodendo le posizioni che la scorsa stagione ad esempio di titolare erano di Pasalic, l'ex rossonero croato Mario Pasalic. Il Milan con Mike Maignan in porta, in difesa da destra Davide Calabria, Simon Kjær, Fikto Mori e Teo Hernandez, a centrocampo Sandro Tonali e Frank Essie, in attacco Alexis Alemakers, Brahim Diaz, Rafael Leao e Ante Rebic prima punta. La panchina rossonera la vedete in grafica, c'è Junior Messias, recuperato per la circostanza, recuperato per l'occasione, speriamo di vederlo in condizioni brillanti il prima possibile. Fra poco il calcio d'inizio del direttore di gara, eccolo Demiral, grande tensione a Bergamo, grande attenzione, grande importanza per questa partita, eccolo il direttore di gara che sta guardando i giocatori in campo. Avete visto Ballotture, Bennasser, Kalulu, si gioca a Bergamo, il calcio d'inizio, palla giocata subito indietro dall'Atalanta, va a pressare il Milan, Deron, il rilancio immediato di Deron viene controllato da Maignan e Tomori, eccola la palla di Fick, Milan in completa tenuta bianca, c'è il recupero da parte di Frank Essie che si imposta. Ha dato una buona palla in mezzo a Salemakers che cerca di velocizzare. Teo Hernandez, palla dentro, attenzione Calabria, Calabria, la parata Calabria, c'è il gol di Cala Calabria, subito in apertura, il gol di Cala Calabria, 1-0, splendida azione nostra, difesa dell'Atalanta presa in velocità, presa in infilata, presa in profondità, deviazione di Musso, ribadisce in porta Calabria, un gol straveloce, quasi come quello di Sassuolo nella scorsa stagione di Rafa Leao. Grande azione Milan, subito veloci i nostri ragazzi, subito razzenti, subito verticali, subito profondi, 1-0 per noi, 1-0 per noi, 1-0 per noi. Teo Hernandez, Calabria è andato a superare Jim City, la deviazione a mano aperta di Musso e poi la rete di Cala che aveva sfiorato il gol tante volte nelle precedenti partite. Ha girato Palomino dalla grande palla di Teo Hernandez, sinistro fatato al bacio di Teo e gol di Cala Calabria. Rete rossonera, gli applausi di Mike Maignan. Siamo solo all'inizio. E allora possesso palla Bergamo con Malinowski che viene aspettato da Tomori, palla dentro che si copre la posizione, subisce fallo. Double K KK che sì, e quindi tocca al Milan ripartire. Calabria che ha esordito in Serie A proprio qui a Bergamo, era il 31 maggio 2015 e in un Atalanta-Milan 1-3 esordì Calabria con la maglia del Milan, lo fece esordire Filippo Inzaghi allenatore, e qui a Bergamo trova un gol che in questo momento è molto importante, anche se naturalmente c'è tutta la partita da vivere e da seguire. Maignan, il rilancio del nostro portiere, la palla è molto alta e molto lunga, la sfiora Ante Rebic, la palla esce, inquadrato Gasperini con l'occhio già iniettato di cose da dire ai suoi giocatori, rimessa con le mani Bergamo, la spizzata di Calabria, chiede il mani, cala, poi Kjær lavora bene su Zapata, il rilancio di Calabria, insegue questa palla Rebic ma è nettamente in vantaggio Musso, poi Ante era anche coperto da due giocatori avversari, va a pressare Leao, prende palla Zappacosta, attaccato da Teo e allora se ne va ancora Leao fa una bella giocata in area di rigore, la metto in mezzo, troppo lunga per Rebic, anche questa occasione potenziale, ha cercato il secondo palo Raffaellino, la palla è uscita, Milan subito importante, Milan subito pericoloso, la divisa del nostro allenatore,
Ancora l'Atalanta, nuovamente Kier su Zapata, Simon strepitoso, palla sbagliata questa volta da parte del Milan, Salemeca sono riuscito a servire i compagni, attenzione Zapata, recupera Sandro Tonali, siamo a centrocampo, ecco Sandro che alza la testa, attende che esca dal fuorigioco avversario Rebic, bravo Alexi, Rebic cerca di innescare subito Brahim, Alexi aspetta palla, ancora Ante. Torna indietro Salemakers, attenzione, Sandro preso in contropiede ma recupera ancora la palla, perché questo fallo? Ha preso palla piena Sandro, lui ex Brescia, si è fatto male Sandro, o quantomeno ha male in questo momento, forse la scarpa, non si è tolta la scarpa, ha preso la palla piena Sandro, perché ha fatto anche un movimento un po' rischioso piegando le gambe e portando il peso sulla gamba destra, eccolo Sandro che si rimette a posto, attenzione all'Atalanta con Zapata, palla dentro, servita ancora a Palomino, eccoli bergamaschi con Mele attaccato da Cala Calabria, la palla esce, la rimessa sembrava nostra, viene accordata all'Atalanta dallo staff arbitrale di Di Bello. Attenzione a Cala Calabria, poi c'è il recupero di Simon Kier che si appoggia a Maignan, il rilancio di Mike per Cala, pressato, attenzione l'Atalanta recupera palla in una zona chiave, poiché si scherma tutto, Cala esce bene, non riesce però a servire Sandro Tonali, calma ragazzi, inizia a far funzionare i suoi strumenti da dentista l'Atalanta con il suo pressing, eccolo Mike rilancia subito, è una bella palla questa per Ante contro Palomino, Ante aspetta i suoi, palla per Brahim, il tiro deviato, aveva mirato il secondo palo Ante a terra, aveva mirato il secondo palo Brahim Diaz, a terra Ante recupera palla, Fikto Mori prepotente, ecco ancora KK che sì, tiene palla Frank, l'allarga sulla destra per Cala Calabria, avanza Cala allarga per Rafa che attacca questa volta da destra, ecco Rafa che si muove bene, il suo cross però viene attutito dall'avversario, viene attutito da Demiral e allora può provare a ripartire Palomino, attenzione Milan che quando può va a seminare ancora un po' di scompiglio, adesso vedete Leao rimane prima punta e Rebic viene qui a coprire a sinistra, ha capito tatticamente cosa andava fatto Ante, anche se qui adesso Zappacosta è libero, attenzione non facciamo prendere in mezzo Teo Hernandez, Malinowski seguito da Kessi, eccolo Malinowski è andato ad attaccarlo Brahim, prova a recuperare palla il Milan, Brahim vuole la palla, Brahim la porta via, grande Brahimino, bella palla per Rafa Leao anticipato, potevamo servire anche Rebic, ha cercato subito la verticalità Brahim Diaz e allora riparte l'Atalanta, attenzione Palomino serve Deron avanza, fa la vasca Deron, scatta Zappacosta, lo accompagna Teo, attenzione bisogna accorciare su Zappacosta vede Deron, ecco la palla messa in mezzo, attento Teo riesce a tenerla in campo, Teo e palla fuori, rimessa nostra dal fondo, Deron era stato squalificato per 4 giornate dopo i fatti con Krunic di Atalanta-Milan di maggio, qui rivediamo la posizione straregolare di Davidino che è andato a segnare il gol dell'1-0 a favore del Milan subito, il saluto ai tifosi rossoneri dopo il gol da parte di Davide, lancio lungo del Milan però in una zona nella quale c'è solo Jim City la tiene, la mette a terra, l'appoggio a Zappacosta che ha davanti a sé Leao, ancora Jim City inseguito da Rafa, la palla torna dalle parti di Zappacosta, qui Tomori è andato a chiudere Pessina, Tomori lavora molto sia su Pessina che su Malinowski, su Zapata c'è più Kier, attenzione giro palla Bergamo, attento Davide va di testa Cala e poi ancora Alexi la mette giù col petto ma la recuperano loro, Brahim Diaz, Salemakers se va via bene qui l'Atalanta con Freuler, palla dentro, Calabria fa un grandissimo recupero difensivo Cala ma l'Atalanta insiste, eccolo il possesso di Mele, la deviazione di Calabria in calcio d'angolo,
Pericolo portato dai bergamaschi, inquadrato Mele. Ci fu una partita in cui segniamo subito nei primi secondi a Bergamo. Era il campionato 95-96, quando segnò Weah subito nei primi minuti, primissimi minuti di gioco. In quel caso il Milan vinse 1-0. Ecco il calcio d'angolo a favore dell'Atalanta. Palla messa in mezzo, il colpo di testa di Chiera, attenzione Zappacosta, il tiro alto, ha calciato alto De Ron, la presa troppo piena e gli è andata via, troppo alta, troppo lunga. Quadrato l'arbitro Di Bello, tocca al Milan adesso provare a ripartire. Eccolo Maignan in buca per Kessié dalla palla di là, Kier. Siamo venuti fuori abbastanza bene dalla loro pressione. Torniamo a dare la palla a Kessié, lui che imposta basso. Teo, è un importante attestato di fiducia quello che dà Pioli a Kessié, facendogli partire l'azione dal basso. Tomori attaccato, colpo di testa di Brahim, si scambiano palla i nostri, ma da Salemakers la palla non arriva ai nostri ragazzi. Si allarga bene l'Atalanta, palla a sinistra per Zapata. Dobbiamo stare attenti a ogni singola palla, l'Atalanta riparte subito. È in svantaggio nel suo stadio, Calabria è intervenuto bene, fallo su Alexino, lascia giocare l'arbitro Di Bello. Tonali la porta via bene per KK Kessié, che vede Leao, e allora c'è un bel pertugio, prova ad andare Rafa, ecco Rafa che se ne va, palla per Brahim, no, non si sono intesi Rafa e Brahim, Rafa gli ha dato la palla ma Brahim era già di scatto, era già partito, che peccato, questo era un 3 contro 3 importante per noi. Non siamo riusciti a capirci bene, a sfruttarlo al meglio. Bella palla di Kessié, Leao. Ancora De Ron. 10 minuti di gioco nel primo tempo. Zappacosta dalla palla De Ron. Ancora il tocco dietro per Jim City. Jim City torna indietro da Musso. Ecco allora il controllo di Freuler per Zapata, recupera bene Salemakers, viene via, è scivolato Freuler, attenzione Salemakers, bella palla per Brahimino, l'allargo per Rebic, terza, Rebic, il tiro murato, in due su di lui, non è riuscito a fare una giocata esplosiva, Rebic, grandissimo, Tomori da dietro in difficoltà, mi sembrava l'avesse tenuta, hanno visto una palla uscita, gli assistenti di Di Bello, e quindi rimessa con le mani Bergamo. Eccolo Zappacosta che si prepara a servire i suoi. Zapata attaccato da Kier, ancora il lancio lungo, deve andare a chiudere Cala, ma la palla è un po' scentrata da parte dell'Atalanta, irraggiungibile per Mele, e quindi c'è la rimessa in gioco con le mani a favore dei nostri ragazzi in maglia bianca. Eccolo Cala pronto a servire i suoi compagni di squadra. Eccolo Cala, Calabria, Rebic rilancia, la palla esce, mi era sembrato fosse uscita, Calabria non è riuscito a mettere il piede, l'Atalanta va avanti con De Ron, palla sinistra, attenzione all'incursione di Pessina e c'è la deviazione ancora in angolo di Cala. Nuovo tiro dalla bandierina per i nostri avversari, con Calabria messo alla frusta, preso in mezzo, sta correndo tanto Davide, si è tenuto un po' dietro ma ovviamente nulla di particolare, ha messo la mano sul flessore Davide mentre guadagnava la sua posizione, allontana di testa Kier. Attenzione Zappacosta in mezzo, il colpo di testa ancora, via la palla Tomori, ancora Zappacosta, il tiro, si immola la grande Fik Tomori. È vero che c'era fuori gioco, è vero che era tutto fermo, ma il modo in cui si è immolato Fik Tomori sulla palla di Zappacosta è un gran bel vedere. Qui sul colpo di testa segnalato il fuorigioco da parte degli assistenti dell'arbitro Di Bello. Eccolo Mike Maignan pronto a riprendere il gioco, inquadrato ante, c'è Kier sulla palla, Maignan la tocca di qua a Tomori alza la testa, vede Teo in mezzo al campo, io ho molta paura di questa palla, c'è il fallo di Zappacosta su Teo, eccolo Teo che batte lungo per Rebic la fa scorrere, si scosta da Palomino Rebic, se l'allunga prova a contenderla ancora, poi
c'è il recupero definitivo di Jim City, vengono via bene loro che hanno trovato Zappacosta esattamente dove pensavano che fosse, ma che sì, riesce a tagliare il rifornimento a Malinowski. Attenzione Sandro, attenzione Sandro, attenzione Sandro. Sandro l'appoggia, che sì, che di prima è preciso su Ficto Mori, ancora Brahimino Diazzino. Eccolo il Diez, eccolo Brahim Diez che rischia di perdere palla, finisce a terra, non c'è fallo secondo il direttore di gara, soffre un po' la fisicità avversaria in questo avvio di gara. Brahim Diez, Zapata, tiro, grande parata di Maignan e poi c'è il salvataggio di Ficto Mori, enorme occasione, rote al pugno Sandro Tonali. Atalanta strapericolosa, prima su Zapata e poi su Malinowski, due grandi salvataggi nostri, però abbiamo tremato e siamo stati sul punto di prendere gol. Attenzione Palomino che allarga il gioco sulla sinistra per Mele, ancora loro, Palomino trova Mele, Mele aspettato da Calabria, saltato Kier da Zapata, qui la recupera male l'Atalanta. Attenzione ragazzi, giochiamoli meglio questi palloni, giocalo bene questo pallone Rafa, ecco Rafa che se ne va, Rafa appoggia su Rebic, Rebic inseguito da Jim City, Rebic, Rebic, anzi Demiral, la palla esce, calcio d'angolo a nostro favore, è stato Demiral ad andare a chiudere su Ante Rebic. Milan che non deve lasciare palloni a centrocampo, qui rivediamo, qui questo è stato il momento in cui Deron ha recuperato palla, qui Zapata ha fatto un gran lavoro su Kier, la parata di Maignan, poi Malinowski, scherma Tonali e recupera definitivamente Ficto Mori, quasi sulla linea di porta, doppia occasione importante Atalanta nella stessa azione. Abbiamo seriamente e nettamente tremato, adesso va dalla bandierina Sandro Tonali, eccolo pronto a mettere in mezzo il nostro 8. Si prepara Sandro, sta per calciare, alza il braccio sinistro Sandro, palla messa in mezzo, secondo palo, è troppo lunga e deve andare a provare a prenderla. Sale Makers, fa un gran lavoro su di lui Malinowski, ancora il controllo di Mele, torna indietro da Malinowski e la palla è dell'Atalanta con Freuler che fa il cambio gioco a raggiungere ancora Jim City, arriva lungo Leao, colpisce Jim City, possesso palla di Daron che allarga sulla destra, c'è Zappacosta aspettato da Teo Hernandez, ancora il rilancio bergamasco, palla che arriva a sinistra, Zapata, Zapata contro Kier, Kier ha l'esperienza per non impressionarsi, per non andare in difficoltà sul tunnel preso in precedenza, bella giocata su Mele, ma Mele non può stoppare quel pallone e allora prova a ripartire il Milan. Attenzione che l'Atalanta ci pressa molto alta, eccolo Maignan che tiene palla, Mike tiene palla, Mike, il lancio lungo, il balzo di testa bergamasco con Palomino, ancora loro, deve intervenire Cala che serve Alexi, Alexi la rimette in mezzo al campo perché sì, che supera l'avversario, finisce a terra, qui c'è fallo e anche netto, bello scatto in avanti di Frank Kessié, dai Frank, dai, dai Frank! Ecco allora il Milan che si prepara a battere la punizione, lo ha trattenuto per la maglia e poi lo ha preso sullo stinco De Rona, che sì, dai, 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 dice Frank, e quindi tocca a Kier rimettere il pallone in gioco, si sposta Tonali, gli dà palla, ancora Ficto Mori, eccolo Fic, Fic preferisce tornare indietro da Maignan, Milan che non vuole dare alla partita ritmi folli, attenzione Teoteo, attenzione Teoteo, si gira e questa è una buona cosa, gioca la palla preferibilmente di prima che sì, anche questa è una buona cosa, attenzione Ante se l'allunga, poi Rafa in mezzo a 4, rabbioso il pressing atalantino, se ne va Teo ma lo ferma Jim City. Questo è stato un mismatch importantissimo, se ne stava andando Teo, invece tutto si trasforma in un ribaltamento di fronte a loro favore. Attenzione Zapata, Zapata mette in mezzo il tiro e la respinta di Kessié a petto pieno e con le mani dietro la schiena. Ancora Malinowski, Malinowski, esce Leao in copertura, attenzione, attenzione alla loro giocata, il colpo di tacco, la palla messa in mezzo, Sandro Tonali, il Milan la gioca, esce in disimpegno il Milan, Rafa, Rafa, prova ad andare Rafa, ecco Rafa che se ne va, ecco Rafa che se ne va, la palla data in avanti ad Ante, Ante che questa volta attacca a destra, Ante contro Palomino, vai Ante, vai Ante, vai Ante, vai, vai Ante, vai, vai Ante, vai, Diaz, Diaz, la parata di piede di Musso, la grande occasione nostra, ancora che sì.
spalla a spalla, la meglio Double K, grandissimo. Fisicità che si innova, perché fallo? Spalla contro spalla, perché fallo? Ma perché? Ma quale fallo? Pessina, calma, calma Pessina, che se vogliamo fare l'occhio brutto te lo faccio anch'io, ma quale fallo, ha ragione il mister, ma quale fallo, ma quale fallo? Spalla mia, spalla tua, era stata più dura e tosta quella di Kessie, che fallo è? Ecco allora il rilancio, la palla messa in mezzo, ancora Zapata, Zapata contro Kier, attento, attento Simon, attento Simon, attento Simon, Zapata l'appoggia di qua, il tiro murato da Fik Tomori. Ancora Zapata, arriva al Milan a chiudere, Kier, Kier la porta via ma non del tutto, non riesce il disimpegno al Milan, insiste nella sua azione l'Atalanta, Zappacosta, il tiro, la grande parata di Mike Maignan. Para Musso, para Maignan, deviazione in angolo. Tiro molto angolato quello di Zappacosta, sul primo palo a chiudere, mano aperta sinistra tutta di Mike Maignan, palla che esce, calcio d'angolo per loro. Si fanno sentire i tifosi, calcio d'angolo Atalanta. Ecco il cross, il colpo di testa, ancora Maignan grande. Zapata la presa piena, altra grande parata del nostro portiere. Zapata l'aveva messa praticamente in porta. Grande reattività di Mike Maignan, la colpita da solo, libero Duvan Zapata. Milan pericolosissimo poco fa con Brahim Diaz che non è riuscito ad affondare il colpo, e allora tocca ancora all'Atalanta presentarsi dalla bandierina. Va Malinowski, ecco il cross, superata la postazione di Maignan, va Brahim Diaz su Zappacosta, attento Brahim, attento Brahim, attento Brahim, Zappacosta la dà indietro, ancora l'Atalanta, l'imbucata, il colpo di testa di Kessié che la mette fuori. Eccolo Frank che ha colpito di fronte piena, di fronte aperta. Freuler la lascia a Zappacosta. Attenzione che si muove di là Pessina, lo segue Tomori. Riceve Pessina, Pessina va via Tomori, Pessina va via Tomori. E qui c'è l'intervento di Maignan. Qui c'è l'intervento di Maignan, si è fatto male Pessina. Si è fatto male Pessina, avanza Leao. Avanza Leao, avanza Leao, palla in mezzo al campo, Leao perde una brutta palla, volendo giocare da solo, perde una brutta palla Rafa. Attenzione, Atalanta che deve mettere fuori il pallone. A terra Pessina, qui rivediamo quello che è accaduto, con Pessina che va via Tomori. Intervento su Pessina, era sulla palla, era sulla palla, era sulla palla, eccola qui la palla, e poi Pessina cade sulla palla. Intervento rischiosissimo di Fik Tomori, ma è arrivato sul pallone. Adesso la palla è fra le mani di Di Bello, inquadrato il nostro allenatore che va a parlare con Nelson Dida. Esce Pessina, si è fatto male al flessore. Eccolo Pessina. Si scalda Muriel. Scaldano Muriel e Pasalic. Vedremo quale sarà la decisione di Gasperini. Attenzione all'avanzata di Zappacosta, Zappacosta contro Teo, la palla esce, la rimessa con le mani è nostra. Anche Pezzella si toglie la tuta, si è fatto male male Pessina. Allora c'è il possesso palla di Fik, Fik allarga a destra per Davide Calabria, Davide la tiene in campo, eccolo Davide, eccolo Davide. Ancora Salemakers, Salemakers torna indietro da Sandro Tonali, palla nostra con Simon Chiaerra. Ecco allora Sandro che gestisce e appoggia, ancora Chiaerra,
Brahim Diaz restituisce palla, Torello nostro, fase di passaggio, di transizione, attenzione, Milan che vuol far durare tanto l'azione con l'Atalanta in 10 per vedere di riuscire ad andare a colpire, Atalanta che si alza per farci finire in fuorigioco. Momento scacchistico di questo primo tempo, eccolo Kjaer che viene di qua da Fick, si allarga Rafa, tiene palla il Milan, azione lunga, ancora Kjaer che va da Tonali, Tonali serve Saelemaekers che non ha un buon controllo, Alexi può e deve fare meglio, entra Pezzella, entra l'ex Parma Pezzella. Vediamo adesso chi va al posto di Pessina nello schieramento atalantino. Dovrebbe avanzare Mele. Dovrebbe avanzare Mele per l'Atalanta. Vediamo allora la palla che arriva dalle parti di Demiral. Rebic pressa, pressa molto Rebic, ancora Zappa Costa, si alza Teo, palla lunga, Tomori segue Malinovskyi, la deviazione del giocatore ucraino, mette palla fuori, ancora che si va da Kjaer, Milan che sta cercando di tenere bassi i ritmi, eccolo che si. Palla che torna indietro dalle parti di Mignon, ancora KK che si. Tonali, attenti ragazzi, fa il cambio gioco che si. Una bella palla lasciò per Calabria, ma Calabria ha anticipato. Va Kjaer su Zapata, Kjaer lotta duro, ma arrivare da dietro su Zapata non è semplice. Scalare la montagna Zapata non è semplice, poi Zappa Costa non raggiunge nessuno dei suoi, proviamo ad andare con Teoteo che si appoggia alla palla, ecco Teoteo però non ha lo scarico immediato, vediamo Sandro torna da Cala Calabria, ancora Brahim Diaz attaccato duro, va Brahim, difende palla, Brahim finisce a terra, la palla esce, la rimessa con le mani è nostra, ha protestato Brahim Diaz, poi la palla per Rebic, Rebic si gira, ha cercato il tunnel, Atalanta furente nel pressing, Atalanta tagliente, cattiva nel pressing, attenzione, esce Jim City, Malinovskyi allarga per Zappa Costa, ancora il tocco per Malinovskyi che fa il cambio gioco, sorvola la palla alla postazione di Saelemaekers, ancora loro in possesso con Palomino la tiene, la controlla, l'appoggia, ha saltato Saelemaekers, avanza Mele, eccolo Mele, attenzione ancora loro, bravo Cala ad intervenire sul suo avversario Pezzella, ha messo, allargato la gamba sinistra Cala, eccolo allora la rimessa in gioco con le mani da parte dell'Atalanta, va a chiudere Sandro, la palla esce, la rimessa con le mani è nostra con Tonali che la lascia a Cala Calabria, tutta vicina ai nostri l'Atalanta, attenzione Calabria e Tonali fanno fatica ma rilanciano palla, il colpo di testa loro era dura uscire di qui, l'Atalanta che ci ha aspettati presidiando molti angoli giusti, bravo Cala, non riesce a servire che sì, era stato bravo Alexi, qui Cala non è riuscito a servire che sì, ancora la palla di Zappa Costa torna indietro da Jim City, quindi Demiral, salgono anche i difensori, attenzione Mele contro Tonali, bravo Sandro, preso in contropiede dal rimpallo Teo Hernandez, la palla esce, Milan che è andato in vantaggio presto come a Genova con la Sampdoria, anche se qui ancora prima dopo pochissimi secondi, tocca all'Atalanta andare a battere l'angolo con Malinovskyi, calcio d'angolo per loro, va Malinovskyi, palla messa in mezzo, allontana il Milan, Zappa Costa la fa rimbalzare, ancora l'Atalanta
il rilancio di qua e Malinovskyi, era difficile il controllo, l'avevo pensato mentre il pallone era in volo sul bagnato di Bergamo che potesse essere difficile il controllo, in effetti il forte giocatore ucraino dell'Atalanta non è riuscito a gestire questa palla. Theo Hernandez pronto a rimettere palla in gioco, eccolo Teo fa passare qualche secondo, che sì la difende bene, che sì la porta via, dai Frank, ecco allora la palla di Teo dentro per Alexis Alemakers dentro, peccato, poi la palla esce ed è rimessa laterale loro perché c'è stato un ultimo sfioro da parte nostra, speravo di no, invece l'arbitro e l'assistente l'hanno visto e quindi rimessa con le mani Bergamo. Con il Milan che questa volta è là alto, vediamo se riusciamo a contenerli e magari a recuperare palla. Avanza ancora Zappacosta, viene ancora un po' più avanti, dai. Zapata, su di lui questa volta Tomori, ancora Zapata, bravo il Milan a recuperare con Teo dentro, Salemakers bravo, Tomori, abbiamo recuperato una bella palla, bravi ragazzi, era quello che dovevamo fare. Eccolo Simon dentro, Salemakers ha provato a ribadire in avanti per Leao, poi Rebic va a pressare su Musso che riesce ad allargare per Zappacosta, fa tanti scatti Rebic, attenzione libero Pezzella inseguito da Salemakers, recupera Alexi ha accompagnato nello scappare indietro Pezzella, cambio gioco Bergamo, Zappacosta sta lavorando un gran numero di palloni, 77 dell'Atalanta, che sì, mi sembra l'ultimo tocco loro però era loro l'ultimo tocco, calcio d'angolo, ha giustamente segnalato la cosa che sì, calcio d'angolo per l'Atalanta, si scaldano alcuni dei nostri giocatori, palla messa in mezzo, allontana Tonali, la palla esce, la rimessa con le mani è loro, ancora con Zappacosta, eccolo il tocco, c'è stata questa palla importante di Malinovskyi che poi zappa un po', allontana Kier, prova a crederci Ante Rebic, è uscito addirittura Musso, poi Leao è andato a lottare su questa palla, bravo Rafa, Brahim Diaz, attento Brahim che arrivano in tre, se ne va Brahim, bravo, porta a casa la rimessa Brahim, Brahim Diaz. Ancora l'inquadratura per il nostro 10, poi Theo Hernandez che dà la palla dietro a Tomori torna indietro da Maignan, eccolo Mike, lancio lungo di Mike, va con il petto Leao, bravo Rafa che caracolla, difende palla, servito Brahim, ancora Rafa, bravo Rafa, preziosissimo Raffaellino Leao, ancora Theo Hernandez che scambia con Brahim Diaz, prova ad avanzare il Milan, tutta schierata la difesa dell'Atalanta, il primo attacco che facciamo così, attenzione, Zapata è andato a chiudere su Tonali, abbiamo sfruttato male questa palla, non siamo abituati ad attaccare con l'Atalanta tutta lì, abbiamo sentito la pressione fisica, l'alito dell'Atalanta, abbiamo perso palla, questa non è una buona cosa. Zappacosta, dobbiamo saper giocare anche con l'alito dell'Atalanta addosso, ecco allora Theo Hernandez che sfrutta il rimpallo, andiamo Teoteo, l'allargo per Cala, c'è qualche zolla libera, attenzione Cala Calabria, gli era andato incontro Rebic ma lui serve Alexi ha dietro l'avversario, Alexi dentro per Rebic, ancora il pallone lavorato da Cala, quindi che sì, scambia palla il Milan, vediamo se riusciamo a trovare l'incursione, palla dentro per Salemakers in area di rigore, c'è la deviazione di Palomino, ancora Palomino che riesce ad aggirare il nostro belga, poi l'Atalanta viene in su, speravo che riuscisse a fare argine Calabria, ancora Mele contro Tonali, bravo Sandro, ritarda tutto Sandro, sporca un po' l'azione avversaria, poi recupero di Freuler, ecco l'avanzata di Freuler che fa palla lunga a cercare Zapata inseguito da Kjaer, ancora Kjaer che deve lavorare su Zapata, mi era sembrato l'ultimo tocco di Zapata, invece non è così, inquadrato Paolo Maldini, era piuttosto sicuro di quello che stava facendo Zapa di lasciare andare il pallone fuori, quindi
evidentemente aveva sentito che l'ultimo tocco non era stato suo. Calcio d'angolo Atalanta, ancora dalla bandierina i bergamaschi con Malinowski, attenzione a Palomino che viene qua dietro sul secondo palo, ragazzi, ecco la palla messa in mezzo, il colpo di testa di Kier che è andato incontro al pallone, ancora Pezzella, ancora Malinowski, ancora Pezzella. Pezzella tiene palla, ha davanti a sé Tonali il cross, Maignan chiama palla, bravo Mike, sul primo palo, aveva Rebic davanti, e allora è palla nostra. Qui rivediamo quello che era successo, vediamo, non si vede bene, l'inquadratura si è fermata sul più bello, ma d'altronde c'era la palla dall'altra parte, una palla che Rebic non è riuscito a tenere, ancora loro. Ancora loro con Deron. Deron tiene palla, la da dietro, Leao va a inseguirla. Ecco Zappacosta, Brahim Diaz, Brahim Diaz la vuole, bravo Brahim, riesce a sormontare Deron, la palla esce. Ho temuto rimessa loro, invece rimessa nostra. Quadrato Brahim Diaz che sta lottando. Si rivolge a Simon Kier, il nostro allenatore. Ecco allora la palla di Rebic. Ai tempi delle porte chiuse sentivamo nitidamente quello che diceva il nostro allenatore. Adesso naturalmente c'è tutta la vita dello stadio, il rumore del pubblico. Attenzione cala, cala, marcato stretto da Mele, non passa la prima palla. La deviazione di Zapata, rimane in campo e poi la rimessa con le mani loro. Non siamo riusciti a ripartire, Atalanta molto ben posizionata, ancora cala, mette fuori, la rimessa con le mani è Bergamo, ancora inquadrato Gasperini, ecco la palla che arriva dalle parti di Zapata, inseguito da Kier, rimessa nostra, l'ultimo tocco è stato di Mele, Calabria è riuscito a fargliela carambolare sugli stinchi, vediamo allora Davide che tocca per Tonali. Davide prova a darla su, Rebic, non c'è fallo, o quantomeno regola del vantaggio accordata dall'arbitro, ancora Musso che esce spesso, eccolo il rilancio, la palla viene controllata dai nostri avversari, ancora il tocco per Palomino, Palomino vede Demiral, Demiral avanza, Brahim Diaz lo aspetta, ancora l'appoggio a Pezzella, vediamo l'Atalanta che tiene palla, Freuler, possono partire loro adesso con Jim City che dà nello spazio a Zapata, Zapata si è fatto trovare puntuale per Kier, scalare la montagna è dura e poi Zapata questa volta sterza troppo in profondità, se la porta fuori, rimessa dal fondo nostra sotto la pioggia di Bergamo, sempre più incessante lo sguardo del capitano rotto a tutto e pronto a tutto in navigazione, Simon Kier. Allora Maignan è pronto a riprendere il gioco, palla lunga da parte del nostro portiere, vediamo dove arriva Mike, vediamo se riusciamo a tenerla su questa palla, molto lunga, molto lunga, molto lunga, il giavellotto arriva fin verso Rebic, poi ancora Tonali, Fikto Mori aveva visto Teoteo, Teoteo alza la testa, l'imbucata per Diaz sulle linee centrali, Diaz messo giù, preso pieno Diaz, però l'arbitro Di Bello ha anche messo il collo in avanti per guardare, attenzione, bravo Cala che accetta il duello, è tua Cala, no, non ridiamogliela, Salemakers e Cala dialogano bene, poi servito sul petto giusto Leao, Tonali in mezzo a quattro, Tonali dentro per Rebic contro Demiral, sterzante sulla seconda sterzata, gliela prende Demiral, ho sperato che se ne andasse ante, e adesso riparte l'Atalanta, era palla importante nostra, adesso diventa palla importante loro, Malinowski si gira al limite dell'area, attenzione Fick, recupera palla il Milan con Tonali, con Fikto Mori ha rischiato un po', ma poi arriviamo da Teo, servito da Tonali, ecco Teo, la marcia del Teo, Hype Train Teo Hernandez, la tiene, la controlla, torna indietro, si ferma, Hype Train fallo, si è piantato improvvisamente Teo, speriamo naturalmente nulla di grave, vediamo, eh sì,
No, gli ha preso la spalla, male alla spalla per Teo. Male alla spalla per Teo, qui c'era fallo su Brian Diaz, pestone sul piede. Pensa che per una cosa simile è stato espulso che sì, Milan Atletico Madrid. Non la stessa cosa, ma di quella casistica lì. Rieccolo Teo. Ancora calcio di punizione Milan con Tonali e Teo Hernandez sulla palla. Vediamo. Tonali dà indicazioni col braccio sinistro. Sono saliti sia Tomori che Kier. Stiamo attenti ragazzi a salire tutti così. Stiamo attenti. Teo. Teo. Di testa Zapata. Ancora Milan. Calabria. Calabria che sì. Abbiamo dietro i centrocampisti. Tonali apre il gioco per Cala Calabria. Ecco Alexi. Alexi allarga il gioco. Palla ancora che torna da Davide. Tornano Chiere e Tomori, avanza Tonali, servito bene Alexi. Alexi non fa partire subito il cross, il controllo con la suola male. E allora prova a ripartire l'Atalanta, c'è un fallo del nazionale belga, calcio di punizione Bergamo. Peccato dar la palla loro per il controllo di suola. Su alcune giocate nei passaggi corti, negli stop è un po' mancato Alexi in questo primo tempo, dai Alexi. Ancora il lavoro di Zappacosta, prova a ripartire l'Atalanta, Teo in seconda ruota, fa ripartire il Milan, Alexi, Teo messo giù, fallo, netto, De Ron, 40 minuti di gioco, ammonito De Ron. Fermato Teo Hernandez. Anche Malinowski protesta, anche Demiral. Calcio di punizione per il Milan. Anche Zapata discute con il direttore di gara, si scalda Romagnoli. Quadrato Teo. Speriamo che non abbia male Teo. Vediamo allora cosa succede. Con Tonali sulla palla sono saliti ancora Tomori e Kier. Attenzione a questa palla ragazzi, che poi dobbiamo scappare indietro. Tonali l'allarga per Leao. Leao prova a ingaggiare il duello con Zappacosta. Leao se ne va. Angolo. No, rimessa dal fondo. Speravo angolo, invece rimessa dal fondo. Ci ha pensato l'arbitro Di Bello, poi ha indicato l'area piccola. Dovrebbe essere dall'altra parte, però vediamo se era vero. Non è chiara l'immagine. Riparte l'Atalanta, fallo di Ibrahim, ammonito Ibrahim per aver trattenuto per la maglia l'avversario. Anche lui prima è stato trattenuto, ma va bene. Un giallo a testa, un giallo per parte. Quadrato ancora Brahim Diaz. Adesso tocca all'Atalanta ripartire. Tonali va a pressare alto. Tonali. Gol! 2-0 Sandro! Sandro Tonali! Il recupero, il gol! Sono davanti a Musso, la mette alle spalle del portiere dell'Atalanta. Coraggio, pressione alta, tiro, gol! 2-0 per noi, 2-0 per noi, 2-0 per noi! Sandro Tonali, proprio lui! Sandrino, Sandrigno, Sandrissimo, Sandrone! Bello Sandro, bello! Fiero, petto in fuori! Campione rossonero, campione milanista, uno di noi, Tonali. Stavo pensando è troppo presto, Sandro aspetta, invece lui ha tirato, ha spiazzato Musso e ha segnato per il 2-0 Milan a Bergamo. Calabria e Tonali, e
due giocatori che avrebbero fatto molto comodo anche in Nations League, sia Kala che Sandro. Ma va bene, ce li godiamo noi, ce li teniamo noi. Possesso palla Atalanta, scatta Rebic, il rilancio di Musso, spalla a spalla, Leao, colpo di testa, Zappacosta, palla data in avanti, ancora Zapata, Zapata l'imbucata, l'imbucata, Kjaer, Kjaer, e ancora Theo Hernandez che si appoggia a Mike Maignan, che aspetta proprio il capitano danese. È capitano della nazionale danese, non del Milan, il capitano del Milan Romagnoli, per carità, ma strutturalmente, idealmente, come DNA, è un capitano. Simon Kjær qui non aveva l'appoggio Theo Hernandez, hanno visto che non aveva lo scarico quelli dell'Atalanta, gli sono andati addosso in due, lo hanno indotto in errore e la palla è uscita. Rimessa dell'Atalanta, attenzione, buon recupero nostro con Rafa Leao, che sì, Theo Hernandez si appoggia al Milan, se ne va il Milan, ecco Teo, hype train Theo Hernandez, hype train Theo Hernandez, Raffaellino, l'allargo giusto per Ante, siamo ancora in attacco, Ante, la mette in mezzo Ante, Teo, limite dell'area, che sì, il tiro, prova a piazzarlo, sfiora il palo, Frank, che sì, Milan vicinissimo al 3-0, dai ragazzi, ha aperto il piattone Teo, Frank Essi, servito da Teo, la palla è uscita, canta la nostra curva, cantano i nostri ragazzi, si fanno sentire belli alti, belli orgogliosi in uno stadio occupato e calcato da una squadra in questi anni molto importante, l'Atalanta. Che sì, torna indietro, la palla arriva a Maignan, vede Fick Tomori, lo serve, eccolo Fick, l'impostazione di Fick, ancora il Milan che riceve con Che sì, due minuti di recupero, avanza ancora Sandro Tonali, la palla arriva a destra per Alexi prova ad avanzare, dentro per Rebic, Alexi, il tiro deviato. Era un bel tiro in porta questo di Salemakers. Attenzione ancora loro, perché due minuti di recupero non capisco. E allora avanza Pezzella tiene palla, Pezzella l'appoggia a Freuler, Pezzella aspettato da Tonali, attenzione, palla imbucata, Zapata, arriva Kjaer, ancora De Ron, l'allargo, la recupera ancora Salemakers, la palla esce, la rimessa è loro. Sperava fosse nostra Alexi, invece è loro, però è dietro che bisogna rimettere in gioco e non continuare a venire in avanti. Pezzella, ancora la palla lavorata da Demiral, l'appoggio dentro a Malinowski in buca per Zapata, Fick Tomori di testa, chiude, devastante e prepotente Fick, non riesce a tenerla Brahim, però poi la va a recuperare Brahim Diaz, regge l'urto alla grande Brahim, ecco Brahim Diaz che serve Cala Calabria, poi Alexis Salemakers tiene palla, ancora Ante in mezzo a tre, prova a palleggiare il Milan sotto il fuoco di fila della pressione avversaria, Sandro, l'appoggio di Tonali a Tomori, secondo gol di Tonali in campionato dopo quello con il Cagliari, e allora Fick Tomori la tiene, la controlla, l'appoggio dietro a Mike Maignan, eccolo Mike, il lancio lungo per Rafa Leao, la spizzata, palla che con la nuca carambola su un avversario e fischia alla fine del primo tempo l'arbitro Di Bello. Un grande Milan a Bergamo, Milan che ha segnato due gol, avrebbe potuto farne altri, anche l'Atalanta sta facendo la sua partita e ha avuto le sue occasioni, ma noi siamo assolutamente, totalmente, incredibilmente, devotamente con i nostri ragazzi. Ancora inquadrato l'allenatore avversario, mentre ci avviciniamo all'inizio di questo secondo tempo, farà i suoi cambi il prima possibile, si prepara anche Bennacer a entrare in campo. Atalanta dovrebbe schierare Kop Meiners. Manca un giocatore, in effetti è proprio lui, Kop Meiners, al posto di Demiral, quindi adesso Palomino e Jim City avranno Pezzella al loro fianco nei tre di difesa
e Koop Meiners va a centrocampo, quindi l'Atalanta adesso gioca con Jim City, Palomino, Pezzella in difesa, Musso in porta, centrocampo Zappacosta, Deron, Freuler e Koop Meiners, poi davanti Mele, Malinowski e Zapata. Esce Musso, pronta a ripartire l'Atalanta, attenzione ragazzi, palla imbucata per Malinowski, inseguito da Teo Hernandez, subito libero Mele, attenzione ragazzi, non facciamoci prendere di sorpresa, non facciamoci prendere in infilata. Mele, Mele tiene palla, insiste, Salemakers lo segue, palla dentro ancora per Pezzella, l'Atalanta subito veloce, subito di gran carriera, calcio d'angolo per loro sulla deviazione di Davide Calabria, diverse volte ha messo in angolo già nel primo tempo Davide. E allora c'è calcio d'angolo a favore dei nostri avversari con Malinowski, pronto a mettere in mezzo il giocatore dell'Atalanta. Ecco il cross, il colpo di testa, allontana Kjaer, arriva prima di tutti sulla palla Calabria, il rinvio non è dei migliori, la presa un po' sghemba Cala, dovrebbe essere rimessa laterale, non angolo, così è Zappacosta, esce Brahim Diaz, usciamo ragazzi, che sì, va su Koop Meiners che prova a mettere in mezzo, Tomori al volo, Leao dialoga con Brahim Diaz, ancora Rafa, Rafa prova ad andare, la palla esce, l'ultimo tocco temevo fosse stato di Leao, invece è stato di Jim City. Ancora la rimessa con le mani a favore di Teo Hernandez che aspetta i compagni, eccolo Teo, la palla arriva a Rebic, Teo in avanti, non riesce a servire Salemakers che non si è elongato bene. Alexi, dobbiamo tenere più palloni, avanza l'Atalanta con Mele, Mele la tocca per Pezzella, recupera la sua posizione Salemakers, ma è ancora l'Atalanta in possesso. Mele, Mele cerca ancora Pezzella, pressa Salemakers, palla indietro, Palomino va di là con l'appoggio a Jim City che tocca dentro questa palla, attenzione, libero Palomino, è libero, non ha la marcatura, ancora Pezzella, Pezzella studia la situazione, servito ancora Freuler, Freuler guardato a vista da Salemakers, poi Pezzella che salta Calabria, dobbiamo tornare a vincere un duello individuale, lo fa che sì, lo fa che sì, che ruba palla Malinowski, avanza che sì, palla dentro, deviata, la palla esce, rimessa nostra, aveva dato la palla in verticale, in profondità che sì, ma non c'erano né Rebic né Leao in quella posizione, un quadrato di profilo Frank, Rebic ha corso molto, deve fare quest'ultimo sacrificio prima della sosta, ante, la palla toccata di prima esce, rimessa con le mani loro, non rinunciamo a giocare a pallone ragazzi, mai, vi prego. Ecco Pezzella che dà la palla in avanti a Zapata, poi Tonali, poi Salemakers, la tocca per Brahim Diaz, Salemakers la porta ancora nel traffico, Salemakers voleva raggiungere Leao, ma la palla si ferma presto, si ferma a metà, non è riuscito a dare, ha dato l'esterno Salemakers ma senza profondità, gioca in mezzo al campo Salemakers in questo avvio di gara. Salemakers chiede a Brahim Diaz di spostarsi a sinistra, avanza Palomino, Salemakers prova ad attaccarlo, Brahim Diaz accorcia, la palla esce, Pezzella non è riuscito a tenerla in campo, ancora pioggia, pioggia di traverso, pioggia di stravento a Bergamo con Cala Calabria pronto a rimettere palla in gioco, si sfila Tonali, Cala prova a servire in avanti, va Tonali, poi Chiara, il rilancio, il colpo di testa bergamasco, Palomino a duello con Brahim Diaz, scatta ancora Rebic, scatta ante, accorcia anche Leao, Koop Meiners, escono bene loro, arriva anche Teo, attenzione ragazzi che sono partiti, attenzione che sono riusciti a partire, accompagna l'avversario Teo, anche Leao deve lottare duro, Leao ha visto un fallo il direttore di gara, e calcio di punizione, Jim City dice mi hai toccato il braccio, calcio di punizione a favore dell'Atalanta con Palomino, ecco Pezzella, Pezzella che è davanti a sé, Salemakers esce bene, Cala, Cala bravo a servire Salemakers, non si è fatto tradire dalla collina in bocca di andare avanti, palla al piede Cala, attenzione Maignan che la calcia molto alta,
dove però col petto Jim City arriva prima di Leao, poi che sì, la tocca, Salemakers troppo lunga, Leao contro De Ron, Leao se ne va, la mette in mezzo a Leao, Palomino, lo sbuccia, allontana Pezzella. Pericoloso il Milan, ancora Salemakers, piano Alexi, piano! Avevamo Calabria lì vicino da servire, poi la perde Zapata, la devia Kier, calma! Ancora la palla che esce, inquadrato Palomino, la rimessa con le mani dei bergamaschi, ecco Pezzella che la dà in mezzo al campo, ancora il pallone per Kobmeiners, nuovo entrato per i nostri avversari, che sì, disarciona, che sì, Tomori, bravo per Brahim Diaz. Brahim Diaz non rischia, palla Kier, Kier trova nello spazio Teo Hernandez, Hype Train Teo Hernandez, Ante in area, sterza, Ante era stanco, non ho capito che cosa volesse fare, finisce a terra Ante Rebic e c'è calcio di punizione a favore dell'Atalanta, Ante è stanco, è stato poco lucido, qui ha finito per urtare lui un avversario ma non ha fatto fallo di mano però. Si poteva lasciar continuare. Ancora l'Atalanta che avanza con questo dribbling di Malinowski su Tomori. Tomori deve inseguire il suo avversario, Mele, Tomori c'è fallo e viene ammonito Fick Tomori. Ha perso una brutta palla. Giallo per Tomori. Che ha fermato il suo avversario con il braccio sulla spalla. Calcio di punizione a favore dell'Atalanta. Maignan e Kier si parlano. Attenzione, Ilicic in panchina. Malinowski sulla palla. Calcio di punizione per loro. Vediamo, anche Freuler, due giocatori nostri in barriera, Malinowski, il tiro, la palla esce, pericolosissima la traiettoria, ha trasformato il nostro stomaco in una strisciolina di prosciutto, non ve lo dico più, dice l'arbitro Di Bello, ci accusa di perdere tempo, che è una cosa che mi sembra fan tutti, ma le rampogne le prendiamo solo noi. Adesso tocca a Maignan rilanciare, attento Mike, se no stiamo qui fino a domani mattina. Tanta pioggia, pioggia consistente direbbero i meteorologi a Bergamo. Palla lunga, colpo di testa loro, va Fick Tomori, poi Kobmeiners, insegue il pallone Leao, la palla torna indietro. Ancora con Rebic che torna su Musso, quindi Palomino. Quindi Pezzella, la palla lunga, deve uscire Kier ha avuto un momento di difficoltà, la palla è uscita. Quel momento di difficoltà abbiamo rischiato di pagarlo con l'angolo. Avevo temuto che l'ultimo tocco fosse stato proprio di Simon, invece evidentemente è stato di Mele. Ancora la rimessa dal fondo a cura di Mike Maignan. Eccolo Mike. Andate avanti, dice Mike, andate avanti. Poi il pallone arriva a Tomori. Loro pressano, Teo Hernandez scala l'Atalanta. Teo in mezzo a due, Teo. La gioca bassa, non ci arriva Brahim Diaz. La deviazione loro. Gioco di sponda di Teo Hernandez, ci è andata bene. Rimessa con le mani rossonera. Rossoneri, maglia bianca, Teo. Eccolo il nostro hype train che serve Brahim Diaz, deviazione ancora bergamasca, palla che esce, la voleva lui con Kobmeiners ma mi è sembrata netta la deviazione in fallo laterale, già fatto due cambi l'Atalanta, sono usciti Pessina e Demiral, sono entrati Pezzella e Kobmeiners,
Ecco la rimessa di Teo. Teo avanza, Teo la gioca rapida, corta su Rebic che la perde. Ancora Sandro Tonali. Sandro Tonali fa la palla lunga, però in una zona in cui non c'è nessuno dei nostri, e loro di testa vanno da Musso. Comodo questo disimpegno loro. Leao va a fare un po' di pressione, ragazzi, attenti. Ecco il possesso atalantino. Esce alto Ficto Mori, rilancia l'Atalanta. Teo Hernandez non è riuscito a evitare la rimessa laterale a loro favore. Sta per entrare Muriel, sta per entrare Ilicic, mette tutta l'artiglieria pesante sul piano tecnico Gasperini. Esce Mele, cambia tutta l'Atalanta. Quindi Muriel al posto di Mele. Ed esce Malinovskyi. Quindi riepiloghiamo l'Atalanta che gioca a tre dietro con Ginsiti, Palomino, Pezzella. A centrocampo sono rimasti Zappacosta, Deron, Freuler e Kobmeiners. In attacco Ilicic, Muriel, Zapata. Quindi un'Atalanta molto forte, dobbiamo stringere i denti, dobbiamo saperli affrontare. Attenzione che sì. Ecco allora la palla di Leao, Teo Hernandez, la deviazione ancora in fallo laterale da parte dell'Atalanta. Va a rimettere palla in gioco con le mani il Milan con Teo Hernandez. Eccolo Teo Teo che serve che sì, palla sbagliata, palla data male, ancora che sì che rilancia questa volta in maniera vigorosa, poderosa, lotta dura, Palomino, Palomino Rebic, rilancia l'Atalanta. Qui è in vantaggio Teo, attento Teo, non si fida a dare la palla a Maignan, ma la palla schizza su Kobmeiners che ha davanti a sé che sì. Ancora Ilicic, Ilicic attaccato da Brahim Diaz, la palla lavorata ancora dai bergamaschi, Ilicic, Ilicic ci prende il fianco, bravissimo Brahim Diaz che fa il disimpegno difensivo in area, grande Brahimino, grande Brahimino, ecco Brahim Diaz che serve alla grande Rebic, Rebic dentro per Salemakers, e palla ancora nostra, di là Alexi, di là, di là Alexi, di là, di là, di là. Preferisce fermarsi, preferisce rifiatare, bravo Rebic che ha seguito l'azione di qua, Rebic, Rebic, attento Ante, troppo lunga questa palla, ha caricato troppo Ante, Ante sta facendo fatica, prima la palla era troppo corta, adesso troppo lunga, Kjaer su Zapata, ha rischiato qui Kjaer, c'era tutta l'onda di potenza di Zapata dietro di lui. Teo Hernandez che sì, deve difendersi dall'assalto di Kobmeiners, ancora Teo, Teo serve bene che sì la perde contro Freuler, palla persa, avanza ancora l'Atalanta e Teo Hernandez va a commettere fallo, calcio di punizione per loro, ha frenato Zappacosta e Teo Hernandez gli è dovuto andare addosso, calcio di punizione. Teo Hernandez dice qualcosa al direttore di gara Di Bello, qui è andato a infrangersi su Freuler che sì, l'avanzata all'Atalanta, il fallo di Teo c'è, qui rivediamo, calcio di punizione per i nostri avversari da posizione pericolosa, eccolo Ilicic, Ilicic sulla palla, fa caldissimo nell'area di rigore nostra, Ilicic, alto, è partita alta la palla di Ilicic ed è arrivata alta. A volte si vede sulle punizioni quando la parabola promette di essere alta o pericolosa. Stefano Pioli scambia impressioni con il quarto uomo Doveri, tocca adesso a Mike Maignan riprendere il gioco, eccolo Mike, la palla è molto alta e molto lunga. Va Rebic, la fa scorrere Rebic che si mette di traverso rispetto a Pezzella, ancora Ante Ante, ancora Ante Ante, ancora Ante Ante, la mette in mezzo, colpo di testa, la parata di Musso in angolo, Salemakers, grandissimo cross di Rebic, da distanza ravvicinatissima Salemakers, la mirata Salemakers, però ha trovato il portiere avversario che è riuscito a essere reattivo come Maignan nel primo tempo. Calcio d'angolo per il Milan dalla bandierina, Brahim Diaz che tocca ravvicinato questa volta a Tonali, Tonali la mette in mezzo, allontana Musso a pugni,
vanno a lottare questa palla Teo Hernandez e Brahim Diaz, anzi bravo Alexi a servire Brahim, Brahim finisce a terra, non c'è fallo secondo il direttore di gara, ha preso la palla facendo Di Bello, poi Calabria, rinvio non dei migliori sul piano tecnico per Cala, tocco all'indietro di Zapata per Ilicic che fa il cambio gioco a cercare di qua Muriel, il colpo di testa di Muriel però mette un po' in difficoltà Pezzella che la tiene in campo. Entriamo nel ultimo terzo di gara, Salemakers attacca Pezzella, palla dentro per Deron, su Deron si porta Brahim Diaz, attenzione l'avanzata di Kobmeiners, lo prende che sì, ancora l'Atalanta con Zappa Costa contro Teo, palla messa in mezzo, Tomori si elonga bene, arriva Leao, fallo, fallo, fallo netto, è riuscito a proteggere bene il pallone Raffaellino, ha preso il fallo e quindi calcio di punizione, vediamo qui, no, mi è sembrata giusta la decisione del direttore di gara, Brahim mi è sembrata giusta. Va adesso a battere la punizione Fik Tomori, Tomori tocca perché sì, attenzione, la palla torna nuovamente dal nostro portiere Maignan, studia la situazione Maignan, cerca di innescare Leao, la palla però è su Jim City, il rimpallo favorisce Brahim Diaz, ancora Rafa, prova a girarsi, attento Rafa, sei in mezzo a tre, attento Rafa, c'è Ante vicino, la palla esce, la rimessa è... era nostra, subito palla data a Teo Hernandez, ancora il lavoro di Fik Tomori, Fik torna da Teo, l'Atalanta ci aspetta, palla di qua che sì, vede Tonali che si allarga pronto per essere servito da Chiara, Tonali fa la palla lunga per Brahim Diaz anticipato, poi sull'onda lunga arriva Calabria, la deviazione, angolo, Palomino salva l'Atalanta. Calabria ha portato via l'uomo alla grande Rebic, Palomino è andato, anzi Palomino, il problema è che non l'ha portato via Rebic, Palomino è andato su Calabria, Milan pericolosissimo, prima con Salemakers, adesso con Calabria, calcio d'angolo a nostro favore, qui l'avessimo colpita di striscio, storta, sporca, poteva entrare Calabria, ancora Tonali, basso, liscio Bergamasco, Leao è in vantaggio, la palla esce, la rimessa con le mani a Milan, quadrato Pezzella, si scalda Bennacer, inquadrato Leao, ecco il nostro allenatore con la nostra curva che ha su le mani, Calabria, l'appoggio ancora a Salemakers che lotta duro, bravo Alexi questa volta, bravo, palla deviata da Freuler, restiamo lì a discutere Zolla su Zolla, pallone su pallone, Calabria, in buca per Ante Rebic, il colpo di tacco in area, attenzione, allontana Kobmeiners, poi il colpo di testa di Kjaer, la deviazione di Cala, Salemakers attaccato da dietro, lascia correre il direttore di gara, Zapata la mette giù, arriva Tonali, vede un fallo l'arbitro di Kjaer su Zapata, francamente, ma inquadrato Simon che sorride sarcastico, adesso però la punizione è là dietro, ragazzi, la punizione è là dietro, rilancio atalantino, Tomori e Maignan sono in vantaggio, sono in copertura e allora la palla è lavorata ancora da Mike che si prepara a lanciare lungo, eccolo Mike che va col sinistro questa volta, palla nella zona centrale di Rebic, in anticipo loro, che si la mette giù, che si libera di Ilicic, allarga di là dove c'è Teo, in buca in mezzo, la palla bella per Teo, Hernandez, hype train Teo Hernandez, è fermato Teo, fallo, perché non dà fallo, poi regola del vantaggio su Salemakers, palla di Muriel, a terra un giocatore dell'Atalanta, ancora loro in possesso, vediamo, si rialza Deron, possesso palla atalantino, ancora con la giocata sulla sinistra, Leao copre,
Torna in mezzo al campo Jim City, la palla è di Palomino, ancora Freuler, servito nuovamente, fuorigioco, qui è fuorigioco, mi sembrava netto il fuorigioco di Zapata, arriva dopo, però ci tiene in ansia, in apnea, in ambasce, in fibrillazione, per secondi pesantissimi c'era il fuorigioco di Zapata, non di metri, ma c'era questo, netto il fallo però, netto il fallo su Teo, netto. Netto il fallo su Teo, guarda, guarda, ha preso tutto Teo. E allora c'è ancora la palla lunga per Leao, il colpo di testa Talantino, prova a inserirsi, sale Makers, arriva per primo Teo sulla palla, si appoggia, si ferma, preferisce rallentare, preferisce indietreggiare, preferisce rifiatare. Tomori, bravo, bravo Fick per Brahim Diaz che se l'allunga, peccato, peccato Fick. Peccato Brahim, non Fick, poi il rimpallo, rimpallo fortunato, Zapata, 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 si gira, che peccato, era palla nostra, in controllo Muriel, Muriel, Muriel la mette in mezzo, allontana Kessy di lift, liftato il rilancio di Kessy, Rebic fa un'altra sgroppata, fa un'altra spolmonata, poi tiene palla l'Atalanta, sempre inquadrato Gasperini, rilancio lungo di Musso. Il balzo di testa di Tomori, grande anticipo Fick, perentorio. Ecco Mike Maignan, su di lui va a pressarlo Muriel, eccolo Mike, il rilancio lungo di sinistro ancora su Rafa Leao. C'è anche Rebic, perché in due ragazzi? Perché in due che facciamo fatica doppia? Dobbiamo risparmiare energie. Ecco il rilancio di Musso, va al salto, sale Makers, la palla è rimbalzata mi sembra sulla schiena sua, mi sembra rimbalzata sulla schiena di Pezzella. Invece evidentemente così non è. E allora rimessa con le mani dell'ex parmense, Kjaer, Kjaer lotta contro Zapata, la meglio Freuler che allarga il gioco ancora per l'avanzata di Cobb Mainers che allarga sulla destra per Zappa Costa, ennesimo pallone del 77 Atalantino, va a ricevere Ilicic, Ilicic contro Tomori, la palla di Ilicic però arriva direttamente fra le mani di Fick Tomori. Aveva un certo tipo di idea, un certo tipo di pensiero Ilicic che non ha trovato rispondenza nella sua giocata. Allora Mike Maignan dentro per Sale Makers che perde una brutta palla ma subisce fallo da parte di Pezzella. Ha preso un colpo sulla nuca. Vediamo. Eh sì, gli ha dato gli ha messo il gomito sui capelli. Gli ha messo il polso sui capelli, guarda. E beh, cavolo, ragazzi, una manata così, Pezzella dice, non ho fatto niente. Questo sarebbe da giallo, per la verità, Questo sarebbe da giallo. Inquadrato Sale Makers, calcio di punizione Milan. Zapata disturba, che sì, torna indietro da Maignan. Possesso palla nostro, attento Mike, il rilancio a scavetto per Calabria che fa la torsione di testa bella, ma Palomino ribadisce in avanti, recupera ancora KK che sì, il tocco per Sale Makers che sì, la porta su che sì, finisce a terra. C'è calcio di punizione a favore del Milan. Entrata non certo leggera su Frank che sì da parte di Pezzella che non ha preso la palla, ha preso solo Frank. Guardate tutti i fili d'erba attorno ai tacchetti di Frank che sì. Calcio di punizione a favore del Milan. Sulla palla ci sono Calabria e Tonali. Eccolo Sandro, pronto a mettere in mezzo. Va Sandro, palla deviata. Però la recupera facile Musso, ragazzi reattivi, ragazzi torniamo indietro reattivi. Bravissimo Frank Kessy che taglia rifornimento con Mainer, serve Leao, 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 il tiro murato, la deviazione atalantina, Rebic crede in questa palla, prova ad andare a difenderla, Rebic, Rebic la lascia andare fuori. Rimessa con le mani nostra. Rimessa con le mani nostra, siamo all'ultima partita prima della sosta, tante tossine, tante fatiche nelle gambe di entrambe le squadre. Sale Makers, Sale Makers prova ad andare via, Sale Makers, Jim City ha lavorato bene su di lui, Kjaer su Zapata, attenzione Zapata fa questa cosa in area, Leao, lo anticipano i bergamaschi, allontanano, poi Kjaer si gira, Zapata, Kjaer prova a lavorarlo, grande Brahim Diaz, grande Brahim Diaz per Sale Makers, aspetta Alexi, aspetta, calma Alexi, calma, calma Alexi che perde palla. Palomino va a recuperare
in maniera pulita, cerca di rientrare, sale Makers, bravo Alexi, poi che sì, lotta dura con Cobb Mainers, commette fallo Frank, calcio di punizione, palla da mettere lì. Inquadrato Frank e sì, avanza l'Atalanta che ci ha preso la linea Ilicic, eccolo Ilicic, eccolo Ilicic, eccolo Ilicic, palla dentro, Kjaer, Kjaer, il lancio lungo di Kjaer, il colpo di testa atalantino, Palomino, pressa Rebic, palla recuperata ancora da Cobb Mainers, partita che si allunga, attenzione ragazzi vi prego, chiama il fuorigioco il Milan ma lascia giocare l'arbitro, lasciano giocare l'arbitro e i suoi assistenti, Ilicic, 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 Tonali prova a prenderlo, Muriel, Muriel contro Salemakers, Muriel, giochi di prestigio Muriel, Pezzella al tiro, Zapata stesso che allontana, attenzione l'Atalanta ci pressa, grande Fick, prova a inseguire questa palla, Brian Diaz, lunga questa azione bergamasca, Muriel, Muriel, Muriel contro Tonali, palla dietro per Freuler, Freuler allarga il gioco per Cobb Mainers, che pesca ancora di là il suo compagno di squadra Zappacosta, poi il pallonetto, la palla è lunga, la palla è lunga, la palla è lunga per Zappacosta. La curva atalantina applaude il suo giocatore che ha fatto tante vasche, tante scorribande. Poi qui questa palla esce, qui rivediamo il lancio indietro di Zapata, è riuscito a rimediare Jim City su Leao. Adesso tocca al Milan a riprendere il gioco. Nella sofferenza cosmica nella quale in totale assenza di forza di gravità ci troviamo ad annaspare con la nostra mente e il nostro cuore, palla alta e lunga, allontana in testa ancora l'Atalanta, eccolo Muriel, Muriel cerca il suo compagno di squadra, bravo Teo, bravo che sì serve Tonali, Tonali allarga per Salemakers, Salemakers da dentro per Rebic, Rebic per Tonali di prima, bella per Alexi, area di rigore, Alexi tenta l'ultimo dribbling, devia in angolo De Ron. Milan che apre costantemente l'area di rigore avversaria, sta per fare un cambio il nostro allenatore, grande palla di Tonali per Salemakers, grande palla, d'altronde De Ron era arrivato a coprire la posizione, Salemakers non poteva tirare subito, ha provato a rientrare, De Ron ha messo il piede in angolo, entra Messias, esordio per Junior Messias, tocca a Tonali mettere palla in mezzo, eccolo Tonali, alto, molto alto questo corner, il colpo di testa bergamasco, ancora Brian Diez, la mette giù, il tocco dietro, che sì va ancora da Calabria, Calabria alza la testa, fa cambio gioco, bellissimo Davide, bravo per Tonali, 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 il tocco dietro per Salemakers, devono tornare indietro Tomori e Kjaer. Ho grande paura, fallo su Calabria, calcio di punizione a favore del Milan. Eccolo Messias, benvenuto Junior. Esce Brian Diaz, dal suo posto Messias, è il primo cambio, toglie un giocatore ammonito il nostro allenatore. Messias non gioca dal mese di maggio col Crotone. Calabria stringe i denti, esce Brahim, che le ha giocate tutte, eccolo Junior Messias, il ragazzo di Ipatinga che entra in campo, e allora la palla di Rebic, è proprio Messias che la difende, il tocco ravvicinato per Alexis Salemakers che subisce fallo, poteva anche continuare a giocare Alexis, calcio di punizione a favore del Milan. Cantano i nostri ragazzi, canta la nostra curva, canta la nostra gente, i nostri tifosi con anima, cuore e passione a Bergamo. Calcio di punizione Sandro Tonali, quadrato il presidente Percassi con suo figlio Luca, poi la telecamera cerca il volto di Musso, sulla palla Sandro Tonali, Tonali ha davanti a sé Muriel, alza il braccio sinistro Sandro, eccolo Sandro che mette in mezzo, secondo palo, la palla sfila via, Rebic, Rebic se l'allunga, Rebic, 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 area di rigore, Rebic sterza ancora, poi è Messias che la tiene, eccolo Messias che prova a saltare con Mainers, Messias difende palla, Messias la tocca dietro, deviazione, la rimessa in gioco con le mani a favore del Milan, ancora inquadratura per Ilicic, poi che sì, palla dietro a Cala Calabria,
Eccolo Cala che torna indietro dalle parti di Maignan. Maignan fa lancio lungo, va al salto di testa Leao, era saltato un po' troppo presto, ha saltato molto prima Rafa, e allora Rafa va su Zappa Costa, commette fallo Raffaellino. Calcio di punizione a favore dell'Atalanta. Atalanta che ha fatto molti cambi, il Milan ne ha fatto solo uno. Loro di nuovi hanno in campo Pezzella, Cobb Mainers, Ilicic e Muriel, noi solo Messias. Palla dietro di Muriel, che Rebic recupera palla, ancora Sandro Tonali, la falcata meravigliosa di Sandro. Palla per Rebic che se l'allunga, la tiene in campo, attento Ante, porta a casa la rimessa Ante. Portala a casa Ante. La palla esce. Tonali lascia il pallone agli avversari, anzi ai suoi compagni. Inquadrato il ragazzo di Patinga, Rebic sterza, Rebic dentro per Alexi. Alexi prova ad aggirare l'avversario, Alexi commette fallo, sale Makers. Calcio di punizione a favore dei nostri avversari. Fallo di sale Makers su Pezzella. Ecco il rilancio atalantino, Musso salta Ficto Mori, sfiora la palla che si recupera Messias per sale Makers, che si di testa, Tonali la perde, fallo su Tonali, ha preso un calcio, avanza Zapata contro Calabria, il cross di Zapata che si allontana, cala, si avventa come una furia su questa palla e lancia lungo dove c'è Rebic che colpisce di testa, ancora Ante all'inseguimento del pallone, con Mainer sullo anticipa Deron. Mette palla giù l'Atalanta, prova ad avanzare, ancora il pallone lavorato dall'olandese che allarga, Messias messo in mezzo come trequartista puro, avanza l'Atalanta con Freuler prova a opporsi, che sì, Ilicic si fa sentire, Kier da Zapata, ancora con Mainers, attenzione ragazzi vi prego, con Mainers, l'allargo per Pezzella completamente libero, il cross allontana che sì, insiste l'Atalanta nella sua azione, improvvisamente l'Atalanta ci ha messo la spalla al muro, attenzione Deron, l'allargo di là, ancora per la giocata di Jim City che la tocca ravvicinata, quindi ancora l'avanzata di Freuler, il colpo di tacco Maignan. Ecco Magic Mike esce con la sua tenuta gialla fluorescente, vivida, tutta emozioni. Ancora Mike Maignan pronto a riprendere il gioco, calma, dice Cala Calabria. Eccolo Mike pronto a rilanciare. La palla è corta, arriva a Deron, un brutto rinvio. Quando la colpisce a terra, che la palla è a terra, fa dei rinvii lunghi, belli e importanti. Maignan qui ha calciato al volo. Bravo che sì! Per il ragazzo di Patinga che allarga di piatto per Leao, il colpo di tacco, hype 30 Hernandez, attenzione Leao, gol all'incrocio dei pali, Raffaellino ha segnato, Leao all'incrocio dei pali, allarga le braccia, vogliamo insieme a te, allarga le braccia, noi vogliamo, siamo libellule nel cuore, siamo leggeri e noi vogliamo con te, Rafa Leao, e allora Rafa Leao, 3-0 Milan, hype train Theo Hernandez, ha avviato lui l'azione come quella del primo gol. Hype train Theo Hernandez. Si è fermato Messias, si è disinteressato dell'azione, non ha disturbato nessuno. Leao l'ha messa all'incrocio per il 3-0 per noi. Dimostrazione totale. Il Milan. Raffaellino, bello, guarda che lineamenti belli nel cuore e nella vita. Il cielo di Bergamo sopra Leao. Entra Isma Benna al posto di Sandro Sandrissimo. Eccolo Bennacer. Vieni Sandro. Entra anche Ballot Ure al posto di Teo.
Entra anche Ballot Ure. Milan mette un po' di energie fresche. Bisognerà stare attenti sempre, attenti a tutto. 5 forte e chiaro di Tonali, prima con Pioli, poi con Murelli. High train Theo Hernandez. High train Theo Hernandez. E allora la palla di Ballot. Arriva l'Atalanta. Il pallone è ancora di Froilard. Attenzione, 10 minuti più recupero al termine. Giro palla Bergamo. Ancora Palomino. Palomino attaccato dal ragazzo di Patinga. Ecco Kop Meiners che dà palla indietro. Ante Rebic scatta a pressare. Tosti, duri sempre ragazzi, vi prego, nell'anima. Ancora De Roon. Il tocco è per Kop Meiners. Palla lunga, Kier deve andare su Pezzella. Kier aspetta al momento giusto, si è avvicinato, ha quattato pem, e poi ha messo il piede quando serviva, senza disperdere tesoroni di energie. Simon Kier con Meiners, su di lui Bennacer. Rifacciamo la nostra formazione, siamo in campo con Maignan in porta, in difesa da destra Calabria, Kier, Tomori e Ballot Ure. A centrocampo Kessié Bennacer, in attacco Salemakers, Messia, Leao, Rebic. Ancora il possesso palla Bergamo. Vediamo Ilicic si prepara il tiro, davanti a lui c'è Kessié. Il tiro, la deviazione di Simon Kier. Va sulla palla Messias, palla ancora lì. Pericolo, Ilicic fa saltare Messias, Ilicic l'allargo. Ancora l'Atalanta, Ilicic al limite dell'area. Ancora Kop Meiners, palla larga sinistra per Muriel, Muriel contro Calabria, Muriel, il tiro deviato, angolo. Kier ha messo la schiena, Kier si è immolato. Eccolo Simon con Muriel che va dalla bandierina. Eccolo Muriel che mette in mezzo, via la palla Fick, quindi ancora Kop Meiners che la larga verso Pezzella, che l'ha arpionata. C'è Leao a fare fase difensiva. No! Bravi immolatevi, chiedono il rigore. Attenzione Ilicic, il tiro, Paramignon. Sono andati in scivolata, anche secondo me, mi sembra che abbia detto l'arbitro, quindi dovrebbe lasciar giocare. Ecco Meignan, avanza Isma Benna. Il tocco è per il ragazzo di Patinga. Ecco Messias che serve Ballot Ure. Attenti ragazzi vi prego, fallo su Isma. Calcio di punizione. Attenzione che è ancora in corso il controllo. Andiamo. Boh. Andiamo. Vabbè, gli è arrivata addosso da... Erano attaccati però. Devo parlare col VAR. Lungo esame. Erano due corpi attaccati, ragazzi, ancora con ste mani, come con l'Atletico. Braccio alto, dice... Vado io a vederlo, dice Di Bello. Che sì, si fa sentire. Vediamo. L'arbitro va. Vediamo. Forse la prende prima col braccio Messias. Eccolo, rigore per l'Atalanta. Vergognoso, dice Pioli, ammonito anche Messias. Incredibile.
Si arrabbia Kier, va sulla palla Zapata. Zapata contro Maignan. Deve tornare indietro Mike. Zapata osserva il pallone. Andiamo. Zapata contro Mike Maignan. Si prepara il tiro. Braccia larghe di Mike. Gol. Gol. Palla nostra. Palla nostra. Andiamo noi a rimetterla in mezzo, eh? Poi ci dicono che tiriamo i rigori, ce li tirano sempre solo contro i rigori. Andiamo. La calciata alta, imparabile, Zapata. Adesso bisogna tener duro, ragazzi, tener duro, lottare, tener duro. Finale tesissimo, esce Freuler, entra Pasalic, li cambia tutti Gasperini, tutti all'attacco, attenti ragazzi, vi prego. Ballotti Ure è andato col braccio alto, Messias, lancio lungo di Calabria a pescare che sì. Che si trova Leao, Leao viene via bene, Leao, Leao, il tocco dentro per Ballotti Ure, la palla esce, la rimessa è nostra, la rimessa è nostra, inquadrato Ballotti Ure, sofferenza al Volfranio, ecco Messias che tocca in avanti per Leao, ancora l'Atalanta, Leao va a deviare fuori, rimessa con le mani loro. Calcio di punizione, anzi, per il fallo di Leao. Tre minuti più recupero al termine. Viene ammonito Leao. Viene ammonito Leao. Adesso ci vengono ammoniti tutti. Tomori, Messias, Leao. Rendia, tra l'altro, ammonito e uscito. Attenzione, Calabria rimette il pallone in avanti. Il colpo di testa di Rebic che si è quasi scostato per favorire l'avanzata del pallone. Lancio lungo, Zapata allontana Kjaer. Va a difendere, palla Rebic, se l'allunga, poi Kobmeiner se riesce a strappargliela, Salemakers, si attorcigliano le gambe di Salemakers e Kobmeiners, avanza adesso ancora De Roon, attenzione ragazzi vi prego, Palomino l'allargo di qua per Muriel, Muriel scatta, lo accompagna Salemakers, palla in mezzo per Zapata, Zapata prova a crossare, c'è la deviazione di Simon Kjaer e la rimessa con le mani, ancora Bergamasca. Con Kobmeiners che serve Muriel, poi arriva Bennacer che la porta via molto bene Isma, poi la palla esce, è nostra. Qui rivediamo la posizione regolare di Leao tenuto in gioco da Kobmeiners al momento del gol del 3-0, ma adesso siamo 3-1, bisogna soffrire. Vediamo, cala Calabria, palla dentro, imbucata per Messias, Messias prova ad andare. Eccolo Messias contro Palomino, Messias difende palla, la dà dietro per Bennacer, Bennacer fa cambio gioco, cerca Ballò la mette giù per Leao prova a innescare il duello con Zappacosta, vediamo Leao se ne va, la tiene in campo Raffaellino subisce molte cariche, Raffaellino la difende, bravo Rafa, fallo, porta a casa il fallo, così! Proprietà tecnica nel tenere palla, spirito di sacrificio nel prendere le botte, bravo Rafa! Serve questo adesso. Io ho visto prima la palla respinta da Ballò su Messias, invece Messias che ha allargato subito il braccio, quindi calcio di rigore. Questa è la trasformazione di Zapata. Adesso torniamo sulle immagini in diretta. Entra Pietro Pellegri al posto di Leao. Leao ha dato l'anima, palla messa fuori dall'Atalanta,
che sbatte il pallone contro il tabellone pubblicitario, ma Zappacosta non viene ammonito. Ecco la rimessa con le mani, palla dentro, che sì la difende, che sì la controlla, finisce a terra, che sì. Perdiamo la rimessa, ancora l'Atalanta, Bennacer, fa fallo Bennacer, c'è calcio di punizione a favore dell'Atalanta, ci avviciniamo al 90esimo, ecco la palla lunga dei bergamaschi, la mette giù Pezzella, ancora Koopmeiners, Bennacer, 4 minuti di recupero a Bergamo. 4 minuti di recupero, deviazione di Muriel per Messias, avanza Messias in mezzo a 4, danza dolce il ragazzo di Patinga, ma porta a casa il fallo il ragazzo di Patinga, soffice, dolce come pan di zucchero, Messias. Semplice tocco del pallone, Leao ammonito. Zappacosta sbatte il pallone contro il tabellone pubblicitario e niente ammonizione. Bellissima la coerenza, è bella la coerenza. Si è rialzato Messias, zucchero filato Messias. Ancora Bennacer, come danza lieve e dolce il ragazzo di Patinga. Deviazione Pezzella, ancora Calabria, Alexi difende palla, non perdere Alexi, ti prego. La palla esce sul fondo, rimessa di Musso. Vediamo. Leao che va a salutare tutti, sorrisi in panchina, stiamo concentrati ragazzi, vi prego. Bravo Rafa, ecco il saluto professionale, il saluto intenso, c'è un rapporto importante di continuo stimolo di Stefano Pioli nei confronti di Rafa Leao. I risultati danno ragione al mister, perché Rafa sta diventando un giocatore fantastico, devastante, utile, totale, gol su gol. Segna sempre Rafa, la rimessa con le mani Bergamo. Ancora Ilicic, il possesso dello sloveno che dà la palla di qua a Koopmeiners, ancora Pezzella attaccato da Saelemaekers, la palla esce, qui pensavo fallo e invece la rimessa con le mani è della squadra bianca, bianca come eleganza, bianca come zucchero filato, bianca come squadra padrona, il Milan. Vediamo allora la palla di Bennacer che la difende alla grande, Isma viene via, perentorio Isma, il pallonetto per il ragazzo di Patinga che arriva vicino al gol, la deviazione, voglio l'angolo, Patinga, tutta la vita con te, Patinga, tu sei entrato con noi, Patinga, la 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 la, Patinga. Calcio d'angolo per la AC Milan di Milano, 7 volte campione d'Europa e 4 del mondo. Ecco Alexi Saelemaekers che lascia la palla a Kessié, ancora Alexi, da Kessié ad Alexi, ecco la squadra bianca, Bennacer la mette in mezzo, bella tocco, il tocco ravvicinato di Ballò con l'Atalanta che riparte, attenzione ragazzi vi prego, Ficto Mori, prepotente, devastante, perentorio, Ficto Mori, basta la parola. Ecco ante ante, perde palla, perché perdiamo questa palla ante ante? Il rilancio Zapata, non ci credo ragazzi, non ci voglio credere. Messias va a fare il difensore, fallo, chiedono il fallo i nostri, eccolo qua, gol di Pasalic, incredibile, protestano i nostri, incredibile, non è fallo, incredibile, protestano i nostri. Che cos'è allora, dice chi è? Andiamo. Fallo su Messias, ehi! Fallo su Messias! Ma guardate tutto, è fallo su Messias! È fallo su Messias! È fallo, ma è netto! Ma è netto! Proprio Pasalic. Incredibile. Un gol su rigore, un gol su fallo, pazzesco. Ammonito Pioli, incredibile. Veramente incredibile. Adesso siamo già oltre il 94esimo. Mamma mia, dov'eri?
Finiamo a 49-50, pensa. Bennacer fa palla lunga di qua, Saelemaekers di prima. Abbiamo lasciato palla all'Atalanta, pazzesco Bennacer. Bennacer, fallo, nemmeno questo, calcio di punizione. Chissà quando finisce adesso. Ti va bene, il rigore, il fallo, Adesso c'è il calcio di punizione. Vediamo la squadra bianca. Kier. È finita! La squadra bianca vince a Bergamo da squadra padrona, ben oltre quello che dice il risultato. È andata ancora bene ai nostri avversari, che sono fortissimi, che abbiamo vinto di misura. Potevamo fare il quarto secco facile, meritato. Milan nettamente dominante a Bergamo. Milan che vince qui per il secondo anno consecutivo. Milan di grandi giocate, di grandi giocatori. Milan che ha preso gol nel finale di gara, ma vabbè, insomma, situazioni rocambolesche. Messias, il fallo di mani, va bene, mi sembrava involontario, il braccio era alto, poi prende fallo, loro segnano. 3-2, la AC Milan di Milano c'è, la su in vetta. E adesso, ragazzi, mettiamoci a posto, recuperiamo giocatori, perché siamo una gran bella squadra che quest'anno può arrivare in fondo. Siamo una gran bella squadra, e peccato quella parata di Szczęsny su Kalulu, perché altrimenti eravamo strameritatamente a punteggio pieno anche noi. Si abbracciano Castillejo e Zapata. Voglio vedere chi viene a vincere qui con questa personalità di qui in avanti. Meignon parla con Andrea Romeo. È 3-2 per noi. Tanti discorsi nel pre-partita, tanti, troppi. Gli infortuni, non infortuni, che sì. La AC Milan di Milano va a Bergamo e vince netto, secco, superiore e dominante. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti.